Storie e misteri siciliani, scritti dal destino, di Fabio Fabiano. Mistero siciliano, la morte del bandito Giuliano. Quarta parte. Il bandito Giuliano, dopo aver aderito al separatismo ed essere stato poi scaricato dal movimento, inizia ad avere rapporti con i politici della nascente Repubblica Italiana. Il momento non solo è di transizione, ma cominciano ad emergere notevoli questioni sociali. Nel 1944 i decreti Gullo segnarono una grande conquista, almeno dal punto di vista legislativo, per l'abolizione del latifondo e quindi alla distribuzione delle terre incolte ai braccianti che volevano coltivarle. Si comincia a muovere il movimento di occupazione delle terre. L'obiettivo è la riforma agraria. Dal 1945 sino al 1950 circa, i contadini lottarono per farsi riconoscere i diritti sanciti in quelle leggi. Lo scontro si sposta nelle campagne. I contadini furono costretti a occupare terreni e a scioperare. Volevano far sentire la loro voce a tutti i costi, nonostante le minacce alle quali andavano incontro giornalmente da parte dei grandi proprietari terrieri e della mafia dei latifondi. È un momento di grandi manifestazioni popolari. Le rivendicazioni sociali, soffocate con l'uso della forza della polizia, espone i vertici politici a pericolosi sommovimenti. Pertanto, per contrastare i contadini, si ritorna così ai vecchi sistemi del periodo prefascista. E quindi si ricorre a un uso occulto della violenza militare mafiosa. Inevitabilmente le forze politiche che rappresentano gli interessi opposti si schierano. Da una parte abbiamo i partiti della sinistra, che appoggiavano le richieste dei contadini e dei braccianti, e dall'altra i partiti conservatori di destra, come quello della Democrazia Cristiana, che appoggiano i latifondisti e i grandi proprietari terrieri. Gli agrari hanno un forte peso politico e vengono sostenuti dal democristiano ministro degli interni, Mario Scelba. Il politico siciliano rimarrà saldamente al Ministero degli Interni per molte legislature. Lo scenario politico in Sicilia inizia a mutare. Alle elezioni regionali per l'istituzione dell'Assemblea regionale siciliana, svoltesi il 20 aprile del 1947, il blocco del popolo, costituito dai partiti comunista e socialista, registrano una netta vittoria. Si creò così l'allarme rosso di una possibile replica del successo delle sinistre nelle imminenti elezioni politiche nazionali, che si sarebbero svolte nell'aprile del 1948. In questo delicatissimo momento storico-politico si inserisce anche lo scenario di quella che poi sarà ricordata come la Guerra Fredda. Da una parte abbiamo i russi, che appoggiano il Partito Comunista in Sicilia, e dall'altro gli alleati inglesi e americani, che appoggiano la Democrazia Cristiana. Anche la mafia si schiera in questo nuovo scenario geopolitico. La mafia, che era stata neutralizzata dal regime fascista, ma non certo eliminata definitivamente, dopo lo sbarco subisce un'importante mutazione. In merito sentiamo le parole dello storico Casarubea. Cioè, quando avviene lo sbarco, vi sono diversi rapporti inglesi che dicono: ma qui la mafia è molto forte. Cioè, noi, la mafia è infiltrata nelle banche, la mafia controlla le città, la mafia è infiltrata nei municipi, vi sono sindaci mafiosi, la mafia è tutto e senza la mafia non si può fare niente, dicono nei loro rapporti i servizi di intelligence inglesi. Quindi cosa possiamo fare? E suggeriscono le loro soluzioni. Tra le loro soluzioni, che poi collimeranno con le soluzioni, diciamo, americane, ma inglesi e americani agiscono in tandem e la pensano allo stesso modo, secondo un modello occidentalistico di sviluppo della società e dell'economia, la pensano appunto in un modo tale per cui, essendo a loro giudizio la mafia un fatto eccessivamente
preponderante e ineliminabile, a un certo punto propongono, già nel 1943, una specie di patto, un pactum sceleris, per accordarsi su ciò che deve essere fatto, perché ciascuno dei vari ambiti della realtà sociale e politica non debba subire poi delle conseguenze negative. E allora concedono alla mafia l'autonomia, a condizione che, diciamo, non ne abbia a risentire in modo negativo, diciamo, il livello amministrativo e politico, ma non nel senso che la mafia non possa aiutare questo livello, ma nel senso che ciascuno deve decidere, diciamo, nei propri ambiti. Poi, se questi ambiti si incrociano per interessi comuni, questo non è per loro un problema. Il vero problema è mantenere le autonomie in ciascun ambito, per cui Cosa Nostra, quella che sarà Cosa Nostra, ma che non è Cosa Nostra ancora, perché Cosa Nostra nasce con la strage di Portella, nel momento in cui arriva Lucky Luciano nel 1946 e pattuisce con le mafie siciliane quello che c'è da fare. Pattuisce ad esempio che quelle mafie tribali che avevano governato il territorio siciliano, queste mafie non possono più essere quelle che erano state nei secoli passati, perché la mafia era un fenomeno antico, ma dovevano essere invece qualcosa di più moderno. E chi era l'elemento capace di modernizzare, diciamo, la realtà criminale? Era appunto la mafia di Lucky Luciano, che era chiuso però nelle patrie galere. Quindi i patti stabilirono che nel 1946 Lucky Luciano venisse in Italia, si incontrasse con i vari capi tribù mafiosi, fosse eletto capo e lui da capo decidesse, diciamo, la modernizzazione della mafia. Ecco come nasce, diciamo, il passaggio dalla fase arcaica feudale della mafia del feudo, no? Alla mafia eversiva e terroristica che noi possiamo riscontrare con Alia, Portella, la vicenda di Miraglia, gli assalti contro le camere del lavoro e via di seguito, perché poi le stragi continuano. Ad esempio a marzo c'era stata la strage di Messina, cioè altri tre rappresentanti sindacali braccianti erano stati ammazzati durante uno sciopero. Quindi questa modernizzazione avviene in virtù di questo riconoscimento che le mafie locali fanno verso Lucky Luciano, e avviene anche rispetto al fatto che le stesse autorità ne riconoscono il potere innovativo. A seguito di questa complicata situazione del dopoguerra, abbiamo il ritorno all'antico metodo del ricorso alla violenza. Sono davvero tanti gli episodi omicidiari che si verificano in quel periodo, ai danni di sindacalisti e tante le aggressioni portate alle sedi dei partiti di sinistra e dei sindacati. L'episodio più eclatante è sicuramente la strage di Portella della Ginestra. Si tratta di una località nella provincia di Palermo, nei pressi di Piana degli Albanesi. La manifestazione avviene in occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio, che negli anni precedenti fu interrotta dal regime fascista. E il 1° maggio del 1947 venne ripresa. Bisognava anche festeggiare i risultati elettorali ottenuti dal blocco del popolo. Giacomo Licausi, uno dei big del Partito Comunista Italiano, come succedeva in questi casi, avrebbe dovuto comiziare, ma essendo già impegnato in un altro avvenimento, verrà sostituito da Francesco Renda.
segretario della Camera del Lavoro di Agrigento e futuro docente universitario. Ma anche lui non giunge a Portella per tempo a causa di un guasto alla moto. In merito a questa vicenda ascoltiamo Carmine Mancuso. Allora, diciamo con molta franchezza, in maniera molto laica, e lo aveva scritto in un libro l'insigne storico di sinistra Nicola Tranfaglia, che è morto recentemente e a cui non si può per nulla non fare riferimento per il suo acume, per la sua certosina ricerca della verità, che a quanto pare con Giuliano i rapporti politici li ebbero tutti. Durante quel periodo storico, nel momento in cui bisognava riformare le istituzioni in Italia e soprattutto in Sicilia, e che la battaglia politica era talmente aspra e talmente violenta che il consenso elettorale si andava a guadagnare in tutti i luoghi, è indubbio che chiunque avesse avuto aspirazioni politiche si era rivolto a Giuliano. E quindi è probabile, benché Giuliano fosse stato armato e addestrato ad andare contro le sinistre, quindi socialisti e comunisti, attaccando le sedi di comunisti e socialisti come Camere del Lavoro o altre sedi di carattere politico, è pur vero che è probabile che Giuliano abbia avuto anche rapporti attraverso il suo avvocato, l'avvocato Barbaro, che era schieratamente di sinistra, abbia avuto rapporti anche con esponenti della sinistra. Siccome Giuliano, ripeto, nella sua pochezza intellettuale, perché poteva essere senz'altro intelligente, poteva essere furbo, ma non era stupito, quindi non è che fosse un politologo, non è che era un analista politico, può darsi pure che abbia ceduto a qualche lusinga, a qualche promessa formulata da qualche uomo senza scrupoli di sinistra e che lui si volesse vendicare. A Portella di Ginestre era tradizione il comizio venisse sempre tenuto, il comizio celebrativo venisse sempre tenuto da un grosso esponente della Sicilia. In quella circostanza storica, quindi nel 1947, il primo maggio, il comizio, si sparse la voce, sarebbe stato tenuto da Girolamo Il Causi, che era il massimo rappresentante in Sicilia del Partito Comunista. A un certo punto, raccontano sempre le cronache, che Il Causi viene avvertito dall'ispettore Messano, l'ispettore di polizia Messano, che Giuliano si sarebbe recato anche lui. E faccio una parentesi, a Portella di Ginestre faccio una parentesi, perché Messana si è scoperto, poi si è saputo, è storico, che avesse degli informatori all'interno della banda Giuliano, tale Ferreri, detto Fra Diavolo, e quindi ecco perché l'ispettore Messana conosceva pure le mosse di Giuliano anzitempo. Pare che Giuliano, per punire Il Causi, che secondo lui gli si era sempre scagliato contro e che possibilmente gli aveva promesso qualche cosa, Giuliano si sarebbe recato a Portella di Ginestre per poter svergognare ufficialmente Girolamo Il Causi, processarlo davanti al popolo e possibilmente ucciderlo. Raccontano le cronache che quando Il Causi viene a conoscenza di questa informazione attraverso l'ispettore Messana, Il Causi delega a rappresentarlo un suo braccio destro, un suo lavorante, il professore Renzi, il quale, mentre si reca a Portella di Ginestre in motocicletta, improvvisamente si blocca perché si sfascia la motocicletta e quindi non fa in tempo ad arrivare a Portella di Ginestre. Certo, è una vicenda molto misteriosa, ma questi fatti, qualora fossero effettivamente confutati e potessero dare luogo, insomma, per poter dare anche maggiore spiegazione e maggiore contezza, perché insomma, che Il Causi non ci vada, che la motocicletta della persona delegata alle cause si sfascia prima di arrivare a Portella di Ginestre, sono fatti inquietanti. Per cui il problema, insomma, che si pone, che Giuliano volesse andare a Portella delle Ginestre, che sia stato pure, diciamo, mentalmente influenzato, perché gli avevano fatto credere che l'avrebbero appoggiato per potersi vendicare sulle cause, questo è vero, e quindi è probabile pure che Giuliano volesse andare a Portella appositamente per poter eventualmente colpire Il Causi. Alle 10:15 Giacomo Schirò, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato, inizia il comizio. L'oratore non fa in tempo a pronunciare le prime parole, che si sentono negli scoppi, come dei mortaretti. I manifestanti, composti per lo più da famiglie in festa, che si sono radunati pacificamente, non si scompongono. Credono si tratti di innocui petardi. Purtroppo quelli esplosi non sono mortaretti, ma colpi d'arma da fuoco, su pacifici partecipanti alla manifestazione. L'eccidio verrà ricordato come la strage di Portella della Ginestra. Alcuni studiosi parlano della prima strage di Stato. Il bilancio è terrificante. 33 feriti e 12 morti, tra cui un bambino di 12 anni e uno di 7.
Sull'Unità del 3 maggio del 1947 si legge: scariche di mitragliatrice provenienti dai soprastanti custodi della Pizzuta e della Cometa si abbattevano sul luogo del comizio. Un nutrito fuoco incrociato si protraeva per 20 minuti, mentre la folla si disperdeva in corsa in tutte le direzioni. La stampa del 3 maggio del 1947 riportò: dal Monte Cometa altri criminali erano con le armi ai piedi, pronti a dar manforte ai compagni del delitto se da parte della folla si fosse tentata una reazione. I responsabili certi di quella strage sono Giuliano e la sua banda. Prima della strage i banditi sequestrano quattro cacciatori che, sfortunatamente per loro, quel giorno si trovavano casualmente da quelle parti. I banditi non li uccidono, ma in cambio gli fanno promettere di riferire che a sparare erano circa 500 persone, affinché scagionassero la banda di Giuliano. Un altro testimone forse vide troppo e venne ucciso e gettato in un pozzo. La strage di Portella della Ginestra è una vicenda misteriosa, all'interno della storia di per sé piena di interrogativi privi di risposta, quale quella del bandito Giuliano. Insomma, si tratta di un mistero all'interno del mistero. Ancora oggi ci sono molti punti oscuri nella ricostruzione della strage di Portella della Ginestra. L'obiettivo della strage fu quello di arginare la deriva progressista della Sicilia in vista delle elezioni politiche nazionali del 18 aprile del 1948. Ascoltiamo ancora una volta in merito lo storico Casarrubea. Assalto terroristico in grande stile, che non può essere confuso con un comune atto di mafia. Che la mafia di solito fino a quel momento e anche dopo, fino a un certo periodo della nostra storia, era solita uccidere la persona, uccidere qualcuno che avesse fatto uno sgarbo, eccetera. Ma mai si era verificato prima di Portella, tranne qualche esempio al quale vorrò riferirmi tra poco, un assalto di natura terroristica, cioè volto a determinare il terrore nella popolazione e a fare rintanare la gente dentro le proprie case, perché l'obiettivo era quello di fare in modo che ciascuno si chiudesse nella sua casa ed evitasse di partecipare alla vita pubblica. No, di modo che il controllo del territorio fosse gestito non tanto dalla sinistra che avanzava, quanto invece dai soliti capirrione che volevano fare il bello e il cattivo tempo. Una strage ordinata a Giuliano da mandanti politici, sicuramente siciliani, forse anche romani. Giuliano si presta alla strage su commissione, in cambio della promessa dell'impunità per tutte le azioni criminose da lui compiute. In merito ascoltiamo lo storico Lino Buscemi. Giuliano ha sparato a Portella della Ginestra, c'è niente da fare. Ha sparato contro i contadini, contro i lavoratori, come sai, festeggiavano il primo maggio. Evidentemente l'oratore designato era l'onorevole Gerolamo Licausi, col quale Giuliano aveva il dente avvelenato. Penso che lui sia andato a Portella della Ginestra per liquidare le cause. Ma invece l'oratore ufficiale era un giovane di 23 anni, il professore Francesco Renda, che non arrivò a Portella della Ginestra perché la vespa con la quale viaggiava gli si è rotta ad Alto Fonte, a pochi chilometri dalla Portella della Ginestra, e arrivò dopo a strage compiuta. Quindi Giuliano è andato lì, secondo me, per saldare qualche conto con l'onorevole Licausi. Ma una volta che era arrivato e vide che la manifestazione era già in atto, secondo me ha realizzato la seconda parte del suo piano, che era quello di sparare sulla folla inerme, cosa che fece provocando morti e feriti, ed era quella una strage su commissione. Voluta da, secondo me, dagli agrari sicuramente, ma da politici siciliani. I mandanti sono questi: mafia,
politici siciliani corrotti, investiati in fenomeni poco chiari, monarchici, ex fascisti, servizi segreti USA e italiani deviati, perché in quel periodo molti questori e poliziotti chiacchierati andavano pure a trovare Giuliano nel suo nascondiglio, per cui c'è tutto clima torbido, e quindi quando ci sono i climi torbidi nelle acque sporche ci guazzano tutto. Non mi meraviglio più di tanto, abituati come siamo a registrare di tutto nell'Italia di oggi, dove ci sono sempre pezzi dello Stato, mafia, massoneria, eccetera, che preferiscono seguire vie contorte per, tra virgolette, ristabilire l'ordine e fare i loro affari. E Giuliano andò a Sportello della Ginestra su un mandato, e per rendere un favore a queste forze e per bloccare un percorso politico che già si era manifestato. Alle elezioni regionali vinse il blocco del popolo, i comunisti e i socialisti messi assieme, e gli agrari e i mafiosi questa cosa non la digerirono, come non la digerì i servizi segreti americani e come non la digerirono esponenti politici democristiani e monarchici. Si sono fatti alcuni nomi, ci sono dei memoriali depositati nei tribunali della Repubblica, questi nomi sono stati fatti, io mi astengo dal farli per non suscitare polemica, ma non c'è dubbio che si tratta di personaggi di primo piano che, se non proprio totalmente invischiati, certamente tolleravano o strizzavano l'occhio a questi e a quelli pur di bloccare un percorso naturale che nel 1947 vide la Democrazia Cristiana in minoranza, che poi si dovette alleare con i monarchici e con i fascisti per poter governare la Sicilia.